Continua ad arricchirsi lo spettacolo offerto durante la storica parata dei turchi anche per l'edizione del 2024, al canonico percorso dei figuranti che attraversano parte della città dallo stadio Viviani fino al centro storico si aggiungerà uno spettacolo di luci e danze aeree. Infatti è stata consolidata la collaborazione tra l'amministrazione comunale e le atlete dell'ASD Vuoto d'Aria, una scuola sportiva dilettantistica nata nel 2020 a Potenza che gestisce corsi di acrobatica aerea organizzando lezioni per bambini e adulti. Il loro contributo per la parata sarà quello di esibirsi da diversi metri di altezza in piazza Mario Pagano con giochi di danze e luci. Secondo anno consecutivo la storica parata dei turchi si arricchisce di due angeli che si esibiranno durante la parata con alcune delle coreografie. Sì, siamo nuovamente presenti quest'anno, la nostra associazione, la SD Vuoto d'Aria, è presente come Angeli della Parata e ogni anno per noi è un'immensa gioia, ma soprattutto un grande orgoglio partecipare a uno degli eventi più importanti della città. Siamo veramente contente. L'anno scorso c'era tanta emozione per una prima volta in una situazione come la centrale piazza Prefettura tra tanta gente. Quest'anno le emozioni sono analoghe, sono diverse e soprattutto qual è l'esperienza che porterete in dote su anche quest'anno? L'emozione non manca mai, chiaramente, e anche quest'anno abbiamo la location di Piazza Prefettura e attenderemo la parata accompagnandola dall'alto. L'anno scorso eravamo accompagnate da spade luminose, quest'anno ci sarà una piccola novità, ma seguirà il filone della luce, che è un tema che ha accompagnato la parata in questi anni. Come associazione Vuoto d'Aria sono già anni che lavorate su Potenza attraverso questa attività sportiva. Raccontaci qualcosa di quello che fate, quanti sono i vostri iscritti e le attività. Gli iscritti sono sempre in crescita dal 2020 fino ad oggi, l'anno in cui è nata l'associazione, e ci dotiamo sempre più di nuovi attrezzi. Quest'anno abbiamo anche il duo formato sia dal cerchio che dal trapezio, infatti a fine giugno avremo anche il nostro saggio di fine anno dove vedremo tutti e tre gli attrezzi nelle coreografie aeree. Ogni anno è una grande soddisfazione per noi crescere, avere la palestra di Montereale, speriamo di crescere sempre di più e di portare una gioia, una ventata di freschezza e di novità con la nostra disciplina sportiva. Che preparazione fisica serve per poter effettuare questa disciplina? La preparazione fisica è assimilabile a quella calistenica, infatti la nostra disciplina viene chiamata anche danza aerea perché è assimilabile da un punto di vista della ginnastica, quindi l'ambito calistenico della forza, la tirata, la spinta, e dal punto di vista poi più coreografico per la danza, che vede anche poi impegnata la flessibilità e tutto il contorno artistico che coinvolge il corpo in tutte le sue parti.